e ci racconta quello che hanno scritto anzi insieme, tutto un intervento proprio su questa, su questo fatto. Buonasera a tutti, GB, dietro c'è l'associazione senegalese e tutta la comunità senegalese delle Marche. Volevo parlare della parte che sono successa a Firenze, che ci dispiace tanto e che prima di tutto vogliamo chiedere, vogliamo che giustizia sia fatta, prima di tutto, e che ci dispiace. Io parlo per conoscenza del fatto, per aver vissuto a Firenze per 3 anni e mezzo, dal 98 fino al 2002. Ci dispiace che non voglio fare il liberatore, non è il mio mestiere, non vorrei governare nessuno, ne vorrei aiutare tutti se possibile, uomini neri e bianchi, tutti noi esseri umani, dobbiamo aiutarci sempre. Dobbiamo godere soltanto per la felicità del prossimo, non odiarci e disprezzarci con le altre. In questo mondo c'è posto per tutti. La natura è ricca e sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice, magnifica, ma noi l'abbiamo dimenticato. La vività ci ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condannati a passo d'oca a fare le cose più a pietà. Abbiamo i mezzi per spassare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà, la scienza ci ha trasformato in robot, pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari ci serve umanità, più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza e tutto è perduta. La natura stessa reclama la bontà dell'uomo, la fratellanza universale e l'unione dell'umanità. Perfino ora la mia voce raggiunge milioni di persone, di donne, di bambini del mondo disperati, vittima di un sistema che impongono agli uomini di torturare e imprigionare gente innocente. A coloro che ci vogliono io dico, non disperate, la vita che ci comanda è solo un male passeggero. L'amarezza degli uomini che temono i progressi umani, l'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori. E il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. Bravo! E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. Signore, non siete a uomini che vi sfruttano, vi disprezzano, che vi dite cosa fare e come vivere. Non vi consegnate in questi uomini macchine con macchine al posto del cuore e del cervello. Noi non siamo bestie, abbiamo l'amore dell'umanità nel nostro cuore. E noi non odiamo coloro che non hanno amore altrui. In nome della democrazia usiamo questa forza. E uniamoci tutti combattiamo per un mondo nuovo che sia migliore, in nome della democrazia, uniamoci tutti, combattiamo per un mondo nuovo che sia migliore, che dia lavoro a tutti gli uomini, il futuro ai giovani, la sicurezza ai vecchi, i dittatori forse sono liberi, perché non è schiavo il popolo. Allora combattiamo per liberare il mondo, eliminando confini e barriere, eliminando l'odio e l'intolleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso danno a tutti gli uomini un benessere. Signore, nel nome della democrazia siamo tutti uniti. E poi vorrei aggiungere soltanto che noi dobbiamo essere solo giudicati, non per la nostra pelle, ma con la forza del nostro carattere. Dobbiamo essere giudicati per questo. Bravo, bravo! E vi dico soltanto una cosa. Noi siamo un popolo
che ci abbiamo l'allegria dentro e che ci abbiamo un proverbio che dice che noi dobbiamo lavorare sempre come se non dovessimo mai morire e dobbiamo pregare sempre come se dovessimo morire domani. E solo questo che avevo da dire, vi ringrazio a tutti e buona serata.